Eccoci qua, buongiorno ragazzi, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Attendiamo il nostro amico Antonio del Museo Fiat 500, adesso gli mandiamo l'invito, vediamo se riusciamo con i nostri potenti mezzi a mandarlo. Vediamo, vediamo. Ragazzi, allora, buongiorno innanzitutto e buona domenica a tutti. Eccoci qua per questa fantastica diretta dove andremo a... auto d'epoca, ok? Attendiamo adesso il nostro... Eccolo, Antonio. Aspetta Direttamente... che arrivo. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, ecco il museo, vedo che è già bello attivo. Aspetta, aspetta che deve... Siccome piove, Aia. devo farti vedere una cosa. Mi sto mettendo l'ombrello. Vai, vai. Tutto rigorosamente in diretta. Ah, guarda, Buongiorno a che bella la... tutti. Ci troviamo ad Acque L'unica Dolci, in piazza Fiat 500 provincia di nel Messina. Esatto, mondo. questa è la prima piazza italiana dedicata alla 500 storica. Eccola qua, forse tu l'hai vista solo dalle foto. Sì. Beh, ormai è diventata, diciamo, una nostra icona questa piazza intitolata proprio alla Fiat 500, eh? Ricordiamolo a tutti. Penso che sia l'unica al mondo. La connessione la vedo un po' lenta, Antò. Buon Antonio. Dai, ragazzi. Nel frattempo collegatevi, stiamo mettendo a punto questa diretta, stiamo mettendo a punto. Nel frattempo vedo tanti amici che si stanno collegando, li salutiamo tutti. Ciao Giovanni, ciao Emilio. È caduta la linea con il museo, adesso gli rimandiamo l'invito. Allora, riproviamo ragazzi, il bello della diretta, il bello della diretta. Eccolo qua, lo vedo, è molto lento il collegamento, i potenti mezzi del 2023 ragazzi, abbiamo il 5G, il 4G, il 20G, ma eccoci qua. Ah, siamo presenti anche sulla piazza, non è un caso, siamo anche sulla piazza, il nostro bellissimo banner presente sulla piazza intitolata la Fiat 500. Caro Antonio, ci trovo al punto dove c'è più linea Eccoti che... qua. Purtroppo c'è oggi da noi piove da morire e la linea va e viene. Dai, dai, cerchiamo di... È un cattivo tempo. Oggi, nonostante tutto, c'è questo cattivo tempo. Abbiamo il museo pieno di persone. Bene. Molto bello. Ricordiamo a tutti che... il museo è sempre aperto tutte le domeniche, giusto, Antonio? Esatto, tutte le domeniche. Dai, portaci a fare un giro nel museo, Ti dai. vedi dove? Facciamo Sì, un sì. tour Sì. del museo, dai. Facciamo vedere a tutti gli amici sbullonati e non solo. Sei? Sto per Ecco, entrare. vai, vai. Ragazzi, stiamo entrando nel museo dedicato alla Fiat 500 del buon Antonio. E Buongiorno. andiamola a scoprire. Guardate Qua ci sono soci direttamente dalla Svizzera. la... Salutate. Buongiorno, amici. Buongiorno. Siamo in diretta nazionale con l'azienda Affari Sbullonati. Ciao a tutti. Il Buongiorno, buongiorno. nostro buonaiello. No. Questa è un'officina realizzata in scala, costruita pezzettino per pezzettino. Non so se vedi bene adesso. Sì, molto bene.
5 anni per costruire. Ci credo, gli orari sono, ci vuole tanta pazienza e soprattutto tanta manualità ed ingegno. Anch'io sono una... Poi invece abbiamo una collezione di modellismo Mercury. Non so se ti ricordi, negli anni 60 la Mercury aveva anche dei modellini, hanno riprodotto poi nel 2015 la stessa serie in scala, tutti in metallo. Bene. Infatti pensa che sono talmente pesanti che il legno si è curvato. Tu sei visto? Sì, 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 sono molto belli. Qui abbiamo la nuova Abarth, costruita sempre da, da Shet. Mi vedi? Vedi tutto? Fammi un segnale se non bene. Vedi. C'è una parte anche di... La pasta di... Pasta di 500, 500 grammi di 500. È tutto in linea. Tutto in linea. Oggi, buongiorno a tutti, siamo in diretta nazionale con l'azienda Affari Sbollonati da Roma. Buongiorno a tutti. Da dove venite voi che non glielo abbiamo chiesto adesso? Da Palermo, guarda. Germania, Svizzera, diciamo, Italia. È diventato un punto di incontro internazionale proprio, diciamolo. Sì, sì. Sì, sì, nonostante tutto oggi c'è una pessima giornata autunnale. Ma questa, la tua iniziativa è fantastica perché veramente fai rivivere il mito del poi... Esatto. E non so. Infatti, esatto. Adesso entriamo nella parte più particolare della nostra sala, dove noi vediamo le nostre auto esposte. Pensa che qua abbiamo messo... Antonio, una cosa che mi piaceva tantissimo ricordare, che tu a rotazione una volta al mese cambi macchine e metti proprio le macchine dei soci. Esatto. Esatto, all'interno tu quando vieni a visitarlo non vedi sempre le stesse vetture, ma cambiamo. Attualmente abbiamo la mia N, che è esposta quasi sempre qui al museo, e la L, sempre di Mimia. Poi il prossimo mese tu troveremo un'altra macchina, penso metteremo una F e via di seguito. Ogni mese c'è sempre una macchina diversa. Noi mettiamo appunto le auto dei soci in modo tale da che il visitatore trova sempre qualcosa di diverso. Beh, più che altro date anche un, diciamo, un stimolo in più a tutti i soci, perché è una bellissima iniziativa. Cioè proprio parte integrante del museo diventa. Non solamente una pratica, esatto, diciamo, tessera o altro, senti una parte così. Esatto. Poi abbiamo messo una la nostra collezione dei cerchi, dove magari chi entra all'interno del museo pensa che magari la 500 è uguale per tutte, invece la 500, come ben tu sai, ha tutta una storia dietro, a partire dalla versione N, la giardiniera, la D, la F, la L, la R e poi un cerchio sportivo. Ne abbiamo messo uno solo, perché come ben sai ci sono tanti, tanti cerchi sportivi e quello comunque che si vede comunemente è quello della Borrani. Poi abbiamo i cerchi Abarth, comunque ce l'abbiamo un altro lato, adesso poi te li faccio vedere. Sì, c'è... Insomma, per dare un senso... C'è da ricordare... Accanto poi puoi trovare... Esatto. Tutti i volanti. Sì. Accanto trovi i volanti. Come puoi vedere, il primo volante N57 prodotto solo per 3 mesi. Lo trovi in alto, il primo. Quello col clacson più piccolino. Per le prime serie, senza deviolusci. Poi le successive, l'auto bianchi, la certo, N certo. Terza, quarta serie, in su, fino alla F, poi la L e la Beh, R. Ricordiamo... Poi... Non, no, non ho capito. Ricordare che comunque... Anno che abbiamo sempre magazzino che aveva, esatto,
personalizzazione. Esatto. Veniva, la 500 nasce appunto per essere personalizzata, infatti negli anni abbiamo visto centinaia di personalizzazioni. Qui invece, come puoi vedere, proiettiamo la storia della 500 nel proiettore. Come puoi vedere, ci sono delle 500 in gara, dei video dell'epoca. Ah, un attimo che posso... Ci sei, Fabio? Eccomi, eccomi. Ci sei? Mi dice... Allora, proiettiamo la storia della macchina nel proiettore attraverso il 5.1, puoi ascoltare tutto all'interno della struttura. Mi ricordo che qui abbiamo la... meccanico che sempre di... Qui noi abbiamo il nostro Alfredo, il meccanico, con la nostra officina. Disponibile, l'unico meccanico disponibile H24, ricordiamolo che si Sì, deve Alfredo. Alfredo che tra l'altro parla. Alfredo, vieni a Roma, Quindi. ci serve una mano. Siamo in... Qui c'è, allora considera che il 90% di quello che vedi all'interno della struttura è di mia proprietà, di mia collezione, però c'è molta roba, molti pezzi che mi sono stati donati al museo da varie città italiane, da tanti soci nostri hanno portato delle loro collezioni all'interno del museo, infatti noi all'ingresso abbiamo fatto una teca con tutti i nomi per chi ha donato i pezzi al museo. Infatti qua puoi ammirare anche i contachilometri. Questo è il contachilometri rarissimo per le prime serie. Come puoi notare, non abbiamo l'interno in quanto molto molto introvabile perché era con fondo blu con scala 100, prodotto solo per i primi 3 mesi. Poi ovviamente cambiava, la 500 migliorava nel tempo. E come puoi vedere, andava sempre, sempre fino alla versione R che tutti conosciamo, che l'ha rinnovata. La L è l'unica con l'indicatore di carburante. Questa è una parte che a me piace tantissimo perché quando i visitatori vengono a visitare il museo non sapevano la differenza tra i contachilometri, perché la L aveva l'unica con l'indicatore del carburante. E lì molti la loro faccia magari esatto, no? Dicono: ah, ma era l'unica che aveva, e quindi da là poi nasce tutta la storia. Qua invece abbiamo creato una vetrina con tutti i manuali. Tra l'altro c'è una particolarità tra queste cartoline che è questa qua, guarda. Vedi? Sì. Saluti da San Fratello. Questa cartolina, io sono di San Fratello, che è un piccolo paese a 13 km da qui, da Quedolci. Questa cartolina è partita da San Fratello nel 1973 e io l'ho ritrovata su eBay nel 2015 Il ed è ritornata a San Fratello bello del ed è ritornata da dove è partita. lo so. Infatti dietro c'è il bollo della posta di quella data, che è andata a finire a Milano, tra l'altro. È bello anche, diciamo, Poi qui abbiamo. ricordi, no, Anto, è anche questo, la ricerca, l'attuazione. Esatto. Qui abbiamo una garanzia di una 500D. Qua abbiamo bolli pagati di una 500 di Roma, tra l'altro, di un amico mio, un carissimo amico mio romano, che mi ha donato i suoi bolli della sua 500. E alcuni libretti di 500 che ormai non esistono più perché
messi qui per far capire alla gente che comunque i libretti non erano tutti uguali, che erano comunque scritti non sempre allo stesso modo, che in base a chi Oppure c'era quella mattina la motorizzazione veramente scrivevano come quasi, gli veniva prima. quasi incomprensibili alcuni, Poi alcuni. si può dire. Esatto, bravissimo, Non bravissimo. Qua invece abbiamo dei ci serbatoi. impazziamo Serbatoio della. le revisioni delle Fiat 500, c'è le revisioni, si capisce, i libretti, i telaio, si capisce il numero, oppure scrive Esatto. caos. E vabbè, passato. Qui invece abbiamo dei quadri in tela, rimandati gentilmente dal centro storico Fiat. E questo invece è un quadro realizzato da un artista di strada che è uno street art, tutto a spray. È una 500 che va via praticamente. Tutto a spray. Fantastico. Tornando nella sala principale, anche se c'è un po' di confusione, ti faccio vedere il tuo angolo. Eccolo qua. L'angolo sbullonato. Tutto sbullonato, che comunque è messo all'accoglienza e fa molto, molto, molto furore, diciamo. Ci fa piacere, ci fa piacere essere presenti. Fabio. E quindi fa capire, rimanete sul territorio e noi cerchiamo di farvi conoscere. Questa, diciamo che è la nostra storia, il nostro mondo del museo, dove ogni domenica noi ospitiamo un sacco di persone e ammirano sempre tutto il nostro sacrificio e la nostra passione, più che altro. Noi essendo un'associazione dove ad oggi superiamo i 240 associati, ci riteniamo fortunati per tutto quello che c'è comunque in giro. Ma siamo anche supportati dal comune, ma anche aziende come la tua, che io ringrazio e non smetterò mai di ringraziarti, che comunque anche grazie a te questo museo ha modo di essere in piedi, perché sai benissimo, essendo una no profit, non abbiamo grandi entrate, però grazie anche al tuo aiuto, alla tua azienda, noi siamo riusciti per quest'anno a fare anche tante cose, soprattutto il raduno che faremo a luglio. E quindi questo è un grazie, grazie veramente di cuore per quello Tanto, che hai come fatto. già ti dissi, lo ripeto, diciamo adesso davanti a tutti, che coloro che ci seguono, noi non ci siamo mai legati con un club e un'associazione, appunto, richieste, diciamo, un po' ovunque. Però abbiamo cercato di legarci a questo progetto. Il progetto è un progetto di web o diciamo di un tipo di lucro, però comunque dietro ai club c'è molto indotto economico, e non dico altro. Il vostro è proprio una ricerca proprio del passato, di una conservazione, e è importante, perché anche noi siamo di e pensiamo che quello che di tempo che fate, soprattutto perché voi lavorate anche con le scuole. Sì, infatti il 15 maggio faremo la prima edizione dell'educazione stradale, lo anticipiamo adesso, quindi ci saranno 100 ragazzi delle zone guide limitrofi nostre, dove faremo la prima edizione con l'educazione stradale, ci sarà l'amministrazione, ci saranno i vigili urbani, ci saranno i carabinieri e verrà fatta proprio di fronte alla piazza, quindi qui era creata una vera e propria Ma educazione anche stradale. Qua ci sono allora, i nostri soldi. ricordiamo che i ragazzi devono, attualmente devono capire da dove veniamo, le loro origini, che proprio da, non solo dalla Fiat 500, ma proprio dall'auto storica. Adesso parla tanto di elettrico, va benissimo, ma dobbiamo ricordare da dove veniamo. Se non ci sono realtà come le tue, gli altri,
Ma infatti quello che comunque noi consigliamo è di mantenere comunque sotto il profilo storico la 500 più originale possibile e di certificarla, perché penso proprio che senza un certificato, dopo quello che uscirà con queste auto elettriche, queste auto per circolare avranno problemi. Avranno problemi, ma non perché non potranno più circolare, secondo me più a livello economico, perché se oggi il certificato lo fanno pagare X, domani lo faranno pagare XXX. Quindi penso che io consiglio, come ho sempre abbiamo parlato io e te, con di mantenere il più originale possibile la vettura e certificarla, perché oggi secondo me conviene. Non so, la certificazione anno, diciamo, sarà una scrematura che utilizzeranno ovviamente le parti governative per dire, esatto, e ovviamente dovranno fare questa è la semplice. Tu hai il tu non hai il certificato, non puoi circolare, perché anche perché esatto, altrimenti non avrebbe ragione di esistere l'ente storico dell'ASI se il governo non farà circolare le auto che avranno la certificazione. Quindi si va a chiudere un cerchio, secondo me, e il tuo consiglio è quello che io consiglio a tutti gli utenti italiani, di certificare le auto, ovviamente. Poi comunque anche voi che siete nel campo, sicuramente voi darete dei consigli anche per fare questo, perché una volta che la macchina arriva da voi in officina, potete renderla perfettamente originale, perché voi siete, secondo me, come già ho detto più volte, una delle poche aziende che ad oggi mette a disposizione più braccia, ma secondo me mettete più cuore nelle cose che fate. Io lo vedo per quello che fai, perché io ti seguo da diverso tempo, però sono contento perché posso avere una mano d'aiuto sia a livello con i soci, con i ricambi, i pezzi, sapendo che c'è una persona che le cose le fa col cuore, poi sai benissimo che devi mandare il numero. Grazie. Guarda, noi quindi certificarle anche grazie al vostro aiuto, secondo me andrà benissimo. Ricollegandomi a quello che tu mi dici, oggi andrò, anche se è domenica, ma noi lavoriamo H24, perché comunque è una passione, come tu di domenica stai al museo. Oggi consegnerò la 500 gialla che ho pubblicato sui vari social. È una 500 che praticamente non esisteva più, la macchina era praticamente distrutta. L'abbiamo ricostruita per Mattia, questo ragazzo che era della mamma, questa macchina. Poi negli anni è stata venduta 2-3 volte, sempre nel paese. E alla fine il figlio l'ha recuperata 2 anni fa in un fienile dall'ultimo proprietario, che nel frattempo gli ha cambiato il colore. Era una macchina, come posso vedere dai video che ho pubblicato, distrutta, e basta che andate sulla pagina Affari Sbulonati su Instagram, la vedete. E oggi la viene a ritirare, quindi farò una diretta nel pomeriggio dove voglio proprio citare di questo ragazzo. Ovviamente, come tutte le cose, noi le cerchiamo sempre di dire di farle originali le macchine, però ovviamente poi... Certo, poi è gente a scegliere, non lo puoi obbligare, è normale. Dico a tutti, questa è una fantastica L Positano che non ha i rostri, perché il cliente non gli piacevano i rostri. Però è la macchina, la storia è bellissima, perché abbiamo rimesso in strada una macchina che era abbandonata, quindi è una 500 in più che cammina grazie a noi. Questo, ma non è solo l'unica storia, ce ne sono tantissime. Poi successivamente cercheremo di fare delle dirette proprio specifiche su ogni consegna che faremo. Sto diciamo dedicando ad una persona specifica la questione dei sport. Come sapete, non facciamo più dirette, noi facciamo tutti i giorni delle dirette, non riesco più a seguirle le dirette, è diventato per me un secondo lavoro oltre a quello che già faccio. Secondo lavoro. Era impossibile, quindi mi scrivo in tanti e mi scuso, però prossimamente
riprenderemo le dirette perché ci sarà una persona dedicata solo per questo. Quindi dirette, social. A me, quando farei questa diretta, mi vorrei intrufolare in questa diretta. Vorrei partecipare come ospite. Certo. Se me lo concedo. Ti do aggiornamenti nel pomeriggio, che non so ancora a che ora verranno questi ragazzi, però faremo, sarà un piacere. Noi, come ti dicevo, ospitiamo ogni domenica un sacco di persone. E, quello che attira sempre all'interno della struttura, oltre a quello che abbiamo fatto, sono le auto. E, in particolare dell'auto che ti volevo fare vedere è questo. Aspetta che rientro. Faccio accedere all'interno dell'auto. Pensa che ho fatto ricostruire la targa prova della 500. Bella. Questa targa prova, sai perché Torino 059? Dimmi, no, questa cosa non mi sfugge. No, questa auto è targata come mamma l'ha fatta, cioè Torino. Quando l'acquistai, all'interno dei sacchi, perché io quando ho acquistato questa macchina ho comprato le targhe, le ruote, la scocca e un sacco di spazzatura nera piena di viti, viti e bulloni, non c'era più niente. Però c'era un pezzo di targa prova, c'era un taglio, però sicuramente non era sua, però è stato trovato all'interno di questa macchina, forse è caduto magari qualche concessionario, perché considera che l'ultima volta che questa macchina ha circolato era il 1978, poi questa macchina non ha più circolato, è finita. E allora io ho ritrovato quel pezzettino di targa, e allora tramite le aziende che comunque rifanno le targhe ho voluto rifare appunto la targa prova e rimetterla all'interno della macchina, e quando va in esposizione la porto in giro, la metto sempre, quindi attira molte persone. Considera che questa macchina ha partecipato a due concorsi di eleganza, dove è stata ammirata da tantissime persone, e anche quando vengono le persone qua al museo sono molto, molto affascinati e ci sbavano accanto per averla. Complimenti. E questo è un particolare. Poi, come ti ripeto, noi ruotiamo le auto, però la N è quella che rimane sempre qua in esposizione, perché comunque è anche un'attrattiva, soprattutto per i collezionisti e per gli appassionati. Diciamo che è un modello particolare, non parliamo di una fantastica F o di una fantastica D, la N comincia a diventare un pezzetto veramente da collezionismo, diciamo. Quindi. Spero che più avanti vedremo la nuova arrivata della mia collezione, che è come quella che ti dicevo, che è la mia 500 Sport. Sport, che attualmente è in fase di restauro molto molto lento, però ci siamo quasi. Spero che poi, appena sarà pronta, sarai uno dei primi a vederla e ammirarla, e proprio per quell'occasione faremo un evento dedicato alla Sport, quindi assieme a tanti soci, e vedremo di organizzarla bene all'esterno. Qui vicino all'esterno del museo organizzeremo proprio una vera serata dedicata alla 500 Sport. Sì, perché diciamo che non è modello molto conosciuto, non è un modello molto conosciuto, è un modello che è stato tanto utilizzato e tanto venduto, quindi è particolare. Esatto, perché se pensi, le persone quando gli dici parliamo di 500 Sport pensano subito all'Abarth. Esatto. Non è. Però non sanno che prima di Abarth c'era la Sport, prodotta solo per 3 anni. La mia è una Sport 59 trasformabile, rarissima,
Pensa che ce n'è una a Messina solamente, targata Catania, ma altre sport con tetto rigido, mezzo tetto, sono altre 4 o 5, non di più. Quindi la mia sarà la 6, la numero 6. Poi sicuramente buttate, ce ne saranno tante altre. Una cosa che a me piace di quella targa, però non è di quella macchina, è la targa. Ma non è perché siamo qua davanti, è targata, secondo me, la targa più bella d'Italia, Roma. Diciamo, allora, dico le mie differenze, diciamo di più anche a livello di mia richiesta, attenti, sono Roma, Milano, Palermo, sono quelle che vanno maggiore. E Napoli, sono diciamo, le capitali. Io, per me le grandi città sono tutte capitali, non esiste solamente una. Comunque, queste sono quelle che vanno per la maggiore, sì. Roma, Milano, Napoli, Palermo. Palermo è bellissima, per esempio, sulle Alfa Romeo, Palermo. Non so perché, però Palermo una... I film di mafia, corse... Sono molto ricercate, diciamo. Io sono nato come alfista, poi mi sono convertito, ma... L'ho vista la maglietta. Noi come azienda siamo nati proprio con le Alfa Romeo, ne abbiamo fatte tantissime, ancora adesso le facciamo, ne abbiamo fatta una la scorsa settimana, una Giulia, però poi il mercato ci ha detto, come si dice, ci ha detto ben altro e pertanto ci siamo, già era un nostro amore le Fiat 500, ci siamo dedicati quasi esclusivamente. Esatto, e niente, quindi quando poi avremo la possibilità di farvi vedere la Sport, io spero che quella volta, che quando sarà, tu sarai qui fisicamente, non ci sarà più la diretta, ma quella volta tu devi essere qua, quindi ma, cioè, te lo sto dicendo pubblicamente, quindi non devi prendere assolutamente impegni, io te lo dirò almeno 1-2 mesi prima. E quando verrà svelata al pubblico la Sport, perché io non metterò né foto né video di resta niente finché il giorno che verrà mostrata. Bene, al pubblico. Bene. Quindi, e io voglio che tu sei una delle persone a partecipare a questo evento, assieme ovviamente anche al tuo staff. Quindi tu devi essere qua assolutamente. Bene, molto bene, Antonio. Dai, io che dire, ti ringrazio per la chiacchierata che ci hai fatto aprire il museo. Prossimamente cercheremo di fare altre dirette che insomma fanno sempre piacere. La prima nostra diretta che abbiamo pubblicato sul mio canale YouTube, penso anche te l'hai pubblicata, sta intorno alle 7000 visualizzazioni sul canale, quindi diciamo che i contenuti piacciono alla gente. Questa diretta la posteremo sui vari social in modo tale che tutti la potranno vedere anche in differita. Salutiamo la nostra amica, come si chiama lei? Come? Alfredo, è maschio. Scusate, Alfredo. Ma purtroppo l'età avanza, gli occhiali. No, lui Alfredo. Io Alfredo poi è sempre disponibile H24 quando vuole, noi lo aspettiamo perché... Cioè, ma tu stai vedendo che sta parlando al telefono? Alfredo, vedi, riesce a fare tante cose. Ne abbiamo bisogno di gente come lui, mano d'opera da fare sbulonati, ragazzi, quindi abbiamo bisogno di mano d'opera, veniteci a trovare insieme, se avete amici come Alfredo che lavorano sempre, noi li accettiamo. Va bene, allora tienimi aggiornato. Grazie, buona domenica, buon Leo. Ancora chiudete oggi? Penso che se... Bene. Allora ragazzi, tra poco è l'ora di pranzo, buon appetito, un saluto e se riusciamo a fare, io farò una diretta oggi pomeriggio con la consegna di questa Positano a questo ragazzo che c'ha una bellissima storia dietro e la faremo raccontare direttamente da lui, insomma. Allora, va bene, ti ringrazio Antonio, veramente per quello che fai. Numeri uno, ciao. Ciao. Ciao ragazzi, a buona domenica.